Dai, guardate, stasera ho trovato l'equiseto. Stavo tornando a casa dall'ufficio e non me lo sarei mai aspettato. Passerò da quella strada 100 volte il giorno. C'è un passaggio a livello, siccome ultimamente dalla primavera in poi comincio a stare molto più attenta, no? A ciò che mi circonda, alle piante, sapete che le sto raccogliendo, eccetera, eccetera. Ma l'equiseto proprio non me l'aspettavo. Quando l'ho vista, per me è stata una grandissima sorpresa. Tanto che ho fatto anche fatica a scendere, ho fatto un po' di coda, insomma, ho fatto un gran casino come al solito. Ma guardate che meraviglia! Guardate, ecco, metto giù perché almeno lo vedete meglio. Guardate questo gambo, che meraviglia che è! Questo colore che si alterna tra bianco e il nero, bianco e il nero. Lo vedete che avevo scritto, giusto proprio poco tempo fa, un articolo, si parla di qualche giorno, dove lessi una curiosità, anzi mi fu detta da un insegnante, che l'equiseto è comparso nella Terra nel momento in cui anche l'uomo, ha cominciato ad addrizzare la sua colonna vertebrale. E non è un caso questo, secondo me, anche perché sapete bene che l'equiseto è ricco di silice, è ottimo per tutti i dolori muscolari, crampi, tutte le problematiche comunque sia legate sia alle ossa che alle cartilagini, che ai muscoli e così via. Se voi vedete, il gambo effettivamente sembra una colonna vertebrale, come una vertebra e l'altra da qui a qui e poi un nodino e così via, fino in cima. Che cosa si utilizza dell'equiseto poi alla fine? Questi aghetti, questi aghi. Guardate com'è bellino questo qui, che meraviglia. Io volevo quasi ripiantarlo, secondo voi verrà? Non penso, penso anche la radice, ma chi lo sa. Però magari se qualcosa lascio in zona, quel prossimo anno nasce anche da me. Guardate com'è bellino questo qui. Sembra anche una pianta, ricorda molto l'ambiente orientale, no? Che meraviglia! Quindi ora che cosa si può fare con questi? Allora, posso sbollentirli nell'acqua calda, farli riposare e poi dopo aggiungerli alla vasca e quindi farmi un bel semicupio su tutta la parte delle gambe, dei reni, anche perché ultimamente ho un po' di disturbetti a livello urinario e intestinale e ci aggiungo anche qualche doloretto renale, quindi comunque sia, questo potrebbe andare bene. Oppure praticamente vado a staccare questi piccoli aghetti e li vado a far seccare, di modo che poi vanno li trito, li polverizzo anche, li posso usare per fare il mio dentifricio che trovate su YouTube la ricetta, li posso usare tranquillamente per fare le tisane buonissime, da berne una tisana al mattino e una tisana alla sera per tutti i problemi di reni, è una pianta diuretica, aiuta anche a liberarvi quindi dai liquidi e a sentirvi più sgonfi e a dimagrire. Aiuta appunto i crampi nell'addome, i crampi in tutta la zona renale e tutti quei dolori che prendono su tutta la parte centrale del corpo. E la tisana è anche comunque un buon nutriente di sali minerali. Quindi comunque sia, io sono felicissima. Ora ne ho raccolte un po' solo per farvele vedere, ma domani io tornerò alla carica di quel benedetto passaggio a livello e la gente mi guarderà, ne sono convinta, come mi hanno guardato oggi, ma a noi, come dice mio marito, che ce ne fotte, va bene? Eccolo qua, così oggi vi ho fatto vedere anche l'equiseto. Bacioni, bacioni, bacioni.